La Torino bianconera assoluta protagonista del calciomercato estivo, terzo colpo in arrivo per il centrocampo? Dopo l'ufficialità di Douglas Luiz e aver chiuso l'acquisto di Kefren Turam, il piano del football director della Juventus, Cristiano Giuntoli, è piuttosto semplice: Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta. È il pallino del dirigente bianconero sin dai tempi di Napoli. Insieme all'allenatore della vecchia signora, Thiago Motta, ritengono l'olandese centrale per il nuovo corso, già partito con l'arrivo dell'italo-brasiliano come nuova guida tecnica. Prima dell'assalto all'Exad, occorrono le cessioni per cercare di avvicinarsi alla cifra richiesta dell'Atalanta, intorno ai 60 milioni di euro. Per il centrocampista di proprietà della Dea è pronto un contratto quinquennale, fino a giugno 2029, a 4,5 milioni di euro netti a stagione. Resta da trovare l'accordo con il club della famiglia Percassi. Dopo il via libera per il figlio d'arte, la dirigenza bianconera cercherà di regalare il terzo colpo per la mediana, orfana di Adrien Rabiot dopo la scadenza del contratto, con Teun Koopmeiners da settimane grande obiettivo per la mediana della Juventus.